Benvenuti a Torino Web News. Oggi ci troviamo in uno dei luoghi cardine per l'arte a Torino, l'Accademia Albertina, dove vengono formate le nuove generazioni di artisti. Non ci eravamo ancora passati e lo facciamo oggi per raccontarvi una mostra importante che pone un altro tassello nel rapporto fra Torino e l'Oriente. Si intitola Le grandi grafiche giapponesi. Dal 600 al 900, un segno lungo più di 300 anni tracciato dall'alta qualità delle opere grafiche. Sono più di 300 le opere messe in mostra dall'Accademia che sottolineano la forte relazione esistente tra gli autori contemporanei e i grandi classici. E questa mostra nasce per iniziativa di un nostro docente di scultura, il professor Raffaele Mondazzi, che aveva uno zio, Ugo Mondazzi, che lavorava in Rai, che però era un grande appassionato d'arte giapponese, collezionista. Da questa donazione, a questo lascito testamentario fatto al nostro collega Raffaele, abbiamo avuto queste opere che sono importanti perché sono della fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, e le abbiamo messe in correlazione con le opere di sette giovani o relativamente giovani, hanno tra i 30 e i 50 anni, illustratori, ma io direi artisti dei manga giapponesi che sono nelle altre sale. Tutto parte sempre dal disegno e della manualità. Per questo per noi è importante che siamo un'accademia di belle arti e abbiamo una scuola di grafica molto importante. Così i nostri studenti, i nostri allievi vedono quanto sia importante ancora oggi, anche nel disegno del fumetto, dei manga contemporanei, la pratica del disegno. Queste stampe sono xilografie, cioè prodotte con matrici di legno. I giapponesi usavano il legno di ciliegio di filo, cioè lungo la venatura. Riusciamo anche a vedere il disegno della venatura dell'albero. Per la maggior parte sono ritratti di attori del teatro Kabuki, attori che recitavano senza la maschera, a differenza del teatro No, che invece era con la maschera. Altre cose sono le illustrazioni dei romanzi nazionali giapponesi. Queste sono illustrazioni del Genji Monogatari, che è la loro Divina Commedia, se così si può dire. Per visitare la mostra c'è tempo fino al 14 febbraio, tutti i giorni dalle 11 alle 18, ingresso gratuito.